Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Facciamo un po' il punto della situazione. Oggi siamo agosto, oggi è l'11 di agosto e ad agosto è un mese caratterizzato dalle raccolte. Diciamo che ad agosto è il mese dove si raccoglie di più. Quindi adesso inizio un po' a raccogliere e vediamo un po' quello che c'è. Ok, subito zucchini. Però, novità del giorno sono i fichi. Eccolo qua. Fichi. Ne sono ben tanti. E noi ce lo assaggiamo subito, visto che li aspettavo da un anno. Ottimi. Soprattutto questi neri, per me, diciamo, sono i migliori. Quindi oggi il compito sarà anche quello di raccogliere i fichi. Te ne dono uno. No, tieni. Come si mangia? Come si mangiano i fichi? Bella domanda. Con tutto. Qui. Cioè io mordo. Aprilo. Come si apre? Così. Sì? Così si apre, così, vedi? Ah, boh. Ecco, così. Ecco. Lo mangi. Buono. Mm-hmm. È dolce. Veramente buono. Ciao. Vedi, voto positivo. Dopo lì. Cosa sono pulire? Vabbè, devi pulire fuori. Ne ha lavato. Comunque, fichi, quindi oggi il suo compito sarà quello di raccogliere i fichi. Quelli maturi. Sono tanti alberi di fichi, ce ne sono, c'è quello lì, però quelli non mi sembrano ancora tanto maturi. Anche questi, non tutti. E questi non tutti, infatti. Comunque la stagione è giusta comunque. Qui alcuni ortaggi stanno un po' patendo il caldo. Stranamente no, perché comunque soprattutto i peperoni quest'anno la vedo molto dura. Invece pomodori diciamo che stanno andando abbastanza bene. Una bella sorpresa, sì. Quindi adesso continuiamo la nostra raccolta. Diciamo che se anche piove, diciamo che questa settimana non ho bagnato. Cioè ho bagnato la scorsa, sì, questa settimana non ho bagnato perché ha piovuto, però anche se piove poi quando esce il sole fa veramente caldo. Quindi soprattutto peperoni stanno veramente soffrendo. Zucchino giallo, qui ce ne sono altri, anche qua tantissimi zucchini. Come ripeto, sono quelli che sono venuti meglio. Sono quelli che patiscono anche meno, diciamo, il caldo e il fatto di non essere troppo dipendenti dall'acqua. Ecco qua il nostro raccolto, tanti zucchini, primi pomodori, anche un altro, primi pomodori, e adesso vedremo anche di raccogliere i fichi. Intanto qua devo trapiantare, questi sono dei piantini di barbabietole e questi di spinaci. Solitamente non si usa fare piantini di questi due ortaggi, però io li ho voluti fare perché ogni volta che seminavo direttamente il seme nel terreno, diciamo, gli spinaci mi sono venuti, però non troppo bene, barbabietole praticamente mai in questi due anni, quindi ho voluto provare a fare i piantini e vediamo un po' quello che succede. Tanto il ragazzo sarà impegnato a raccogliere i fichi col nostro bastone telescopico. Ci mettiamo il raccoglifrutta e andiamo. Sì, dovevi staccare. Sì che si stacca, dai. Sì, fai anche così, va bene. Mezzo rotto, mangi.
No, mettilo lì, mettilo lì. È normale che si rompano, eh. Certo. Comunque, io le mie barbabietole le semino in questo territorio. Qua avevo seminato le fave. Diciamo che è un'ottima rotazione. Ok, sto grondando veramente tanto, però ho lavorato il terreno, devo dire, benissimo. Rispetto a prima, adesso veramente è un capolavoro. Qui ci sono tre file da piazzare le barbabietole. Ecco queste barbabietole qua. Non penso che ci siano tutto perché ne ho abbastanza. Comunque, solitamente, come vi ho detto, le barbabietole, diciamo, vanno seminate direttamente a seme per terra. Io ho praticamente due stagioni che le semino così. Forse solo una volta mi erano venute, solo che erano venute tardi, era già ottobre inoltrato, poi ha nevicato, ho fatto un disastro. E quindi adesso ho preferito fare direttamente i piantini sono venuti abbastanza velocemente, nel giro di 2 settimane, anche perché siamo solo al 10 di agosto, 11 di agosto, quindi speriamo che le barbabietole tengano e che riusciamo a seminare. Allora, si seminano, io le semino a circa 20 cm di distanza. Quindi eccole qua. Facciamo il nostro bel buco, visto che il terreno l'ho macinato abbastanza bene, bello profondo. Anzi, facciamolo con... Sì, così potrebbe andare bene. Vedete, comunque è bello friabile il terreno. Fatto bene. E adesso noi ci scegliamo una bella barbabietola. Vediamo un po'. Prendiamone una muzza. Quindi da questa pianta, oddio, forse non mi convincono queste. Queste sì, prendiamo quelle più... Ecco, questa è perfetta secondo me. La barbabietola si dovrebbe formare qua sotto. Trapiantiamo la nostra barbabietola qui. Ecco qua, e procediamo sulla fila così. Ok, trapianti eseguiti. Oddio, speriamo che reggano. Allora, qui li ho anche bagnati. Eccole qua le nostre piantine di barbabietole. Anche questa. Diciamo che queste sono, quelle messe abbastanza bene. Questa è la seconda fila. Alcune sono messe meglio, altre messe peggio. Dico solo una cosa, spero che reggano, perché un po' mi dubbi. Il terreno era più duro, infatti il colore è già diverso rispetto a quello. Adesso non so contare quanti piantini ho messo, perché bisogna vedere quelli che resistono. Questo è un po' più appiattito, vediamo un po' se... Vediamo. Quindi comunque mi rimangono ancora gli spinaci da trapiantare. E metterò anche alcune barbabietole che mi sono avanzate. Ok, allora il terreno è pronto lì? Mm-hmm. Ecco qua il nostro bel terreno, ma... Bene ma non benissimo. Oh, bene ma non è perfetto. No, qua c'è un po' di pattume. Non tolgo. Non mi tassello.
Ok, anche spinaci trapiantati. Anche gli spinaci possono essere seminati direttamente assieme in terreno, però questa volta ho voluto fare un bel esperimento. Vediamo un po' cosa ne viene fuori. Qua altre barbabietole, quelle che mi avanzavano. E quindi vedremo un po' come cosa succederà. Quindi con questo è tutto. Se il video ti è piaciuto, lascia un bel mi piace e iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornato. Noi ci vediamo sicuramente in un prossimo video e ti auguro un buon orto anche a te. Ciao!